parlato del fatto che una metropolitana in Italia costa cifre sproporzionate rispetto a una metropolitana che costa all'estero, insomma, lo avete scritto anche nei vostri libri. Possibile che all'estero le cose funzionino sempre meglio? Possibile che la corruzione dalle altre parti non esista? Possibile che sembra che solo l'Italia abbia questa piaga e non voglia combatterla? Perché la legislazione, come dicevamo, esiste, anche se qualcosa sicuramente va integrato al falso bilancio, poi dopo magari parleremo anche dei termini di prescrizione, perché insomma anche questo è un tema secondo noi che va affrontato. Però all'aspetto etico, aspetto dell'educazione civica, noi l'abbiamo un po' perso, cioè parlare di tangenti oggi sembra che sia insomma un male, come se scoperchiamo una pentola e parliamo di un tema che nessuno vuole trattare. Guarda, non è vero che all'estero non esiste la corruzione è fisiologica in qualsiasi sistema. Diciamo che in Italia si arriva spesso a dei livelli inaccettabili. Non credo che sia tanto dovuto a un livello etico basso della cittadinanza. Io ho questa cosa che gli italiani siano mediamente peggiori rispetto a tutti gli altri, non ci credo. Noi siamo un popolo che ha espresso Falcone e Borsellino, che esprime certo i mafiosi, ma esprime un fortissimo movimento antimafia. Un popolo che ha saputo reagire tante volte, anche al momento del voto, tante volte. Gli italiani non sono così peggio, secondo me, degli altri popoli europei. È vero che hanno un sistema molto più complicato, un sistema politico, un sistema dell'informazione più complicato. Faccio un esempio, qualche esempio concreto, perché sennò non ci arriviamo, con qualche nome e cognome. Insomma, a un certo punto voi vi ricorderete quando viene passato, mi pare, il lodo Alfano, Berlusconi per un giorno nomina ministro un signore che si chiama Brancher. Lo nomina ministro perché grazie al lodo Alfano si bloccava il processo nei confronti di Brancher. Brancher non era un bispo di popolo, era un signore che aveva lavorato per tanto tempo per Berlusconi e che era già stato arrestato, credo, da Di Pietro, da Vigo, dagli altri membri del PUL durante l'inchiesta di Mani Pulite. Era arrestato, se non sbaglio, per un finanziamento illecito mollato a un ministro, a un portaborse di un ministro, il ministro De Lorenzo. Insieme al finanziamento illecito, questo Brancher aveva un falso in bilancio. Com'è che come non è, questo Brancher sta in carcere, praticamente non parla, alla fine dice sì che l'ha fatto, ma non l'ha fatto per conto di Berlusconi. Poi passano gli anni, si prescrive tutto, gli salta anche il falso in bilancio e nonostante che fosse uno che aveva ammesso di aver dato una mazzetta a un ministro, viene nominato a sua volta ministro nel momento in cui è necessario salvarlo perché è accusato da Fiorani, che era il big boss della Banca Popolare di Lodi, di aver preso degli altri soldi. Allora la domanda è: perché avviene tutto questo? La risposta che uno si dà è il patrimonio di conoscenze di Brancher era un patrimonio importante per Berlusconi, era stato al fianco di Berlusconi per tanti anni, aveva detto che i soldi li aveva dati lui e chissà cosa poteva fare. E quindi a quel punto Brancher viene fatto ministro. Grande scandalo, si sveglia anche il presidente che spesso è addormentato, Brancher credo che si dimetta dopo un paio di giorni da ministro, però ricompare in Parlamento dopo una condanna per i soldi che ha ricevuto da Fiorani non più di 15 giorni fa, nel momento in cui si trattava di eleggere i giudici della Corte Costituzionale. Come sapete era tutto bloccato, da una parte il centro-sinistra voleva eleggere Violante e dall'altra il centro-destra voleva eleggere Donato Bruno, che come ha scritto il Fatto Quotidiano, e per questo serve la stampa per dare le notizie rispetto alle quali la politica poi può riflettere, in quel momento era persino sotto inchiesta per un'altra vicenda. Quindi non era bellissimo eleggere un giudice della Corte Costituzionale già indagato, anche perché i giudici della Corte Costituzionale, al contrario dei parlamentari, hanno un'immunità assoluta. Per loro vale ancora il vecchio articolo 68 della Costituzione, per cui ci vuole l'autorizzazione a procedere. Se un giudice della Corte Costituzionale finisce sotto inchiesta, non si può fare come per i parlamentari, per cui si vota solo l'arresto. Ci vuole l'ok per andare avanti nell'inchiesta. Per 9 anni. Giustamente aggiunge Marco. Perché è importante? Perché a me ha colpito il fatto che Brancher, nel pieno di quella trattativa, nel momento in cui non si riusciva a eleggere Bruno, comparisse in aula, comparisse seduto in Parlamento? Perché Brancher era anche la persona
se la Lega avesse votato probabilmente con il centrodestra, probabilmente si riusciva ad eleggere questo giudice della Corte Costituzionale. Brancher è un'altra caratteristica: quando arrestano Fiorani per la questione antiveneta, lui non dice solo ho dato dei soldi a Brancher, dice anche ho dato dei soldi a Brancher perché li desse a Calderoli. Calderoli per tutto questo viene archiviato, perché? Perché persino la Cassazione dice non abbiamo dubbi che Fiorani dicesse la verità, però dato che lui dice di averli dati a Brancher e Brancher non ha detto niente, e ovviamente non è giusto che si proceda nei confronti di Calderoli. Nei confronti di Calderoli c'erano tanti elementi che ti facevano venire dei dubbi sui comportamenti della Lega. La Lega a un certo punto fa un voltafaccia, ci sono degli sms addirittura di Calderoli che manda a un braccio destro di Fiorani lamentandosi per il fatto che non avevano dato dei finanziamenti alla moglie. Insomma, io la leggo alla stessa maniera: avevano cercato di mandare Brancher in Parlamento per ricordare al relatore delle riforme, un personaggio importante della Lega, che c'era uno che non aveva parlato e che poteva parlare, oppure questo secondo me è uno dei problemi che abbiamo vissuto in questi anni. Durante l'inchiesta Mani Pulite, l'ha detto molto meglio di me e di noi Gerardo Colombo in una celebre intervista, i magistrati sono arrivati a scoprire solo un pezzettino piccolo della corruzione, forse il 5% di quello che erano le tangenti che realmente circolavano. Le persone che venivano arrestate o che venivano indagate raccontavano l'episodio per cui erano stati arrestati, poi ne raccontavano altri due o tre. Gli investigatori non è che potevano sapere tutto quello che avevano fatto, e quindi uscivano dall'inchiesta in questa maniera. Ma il patrimonio a quel punto era il loro silenzio, le persone di cui non avevano parlato, gli esterni. In questo modo si è formata, secondo me, un ricatto incrociato all'interno delle classi dirigenti, che ha portato a tutte quelle norme di cui parlava Pier Camillo Davigo, che sono state norme che nel corso dei 20 anni hanno fatto sì che il processo penale non funzionasse. La norma più clamorosa è quella, ce ne sono tante, quella, la legge Cirielli, che ha abbreviato il termine di prescrizione. Oggi, quando col reato di corruzione che si prescrive in 7 anni e mezzo, è quasi impossibile riuscire a condannare un colletto bianco per corruzione. In effetti abbiamo letto che nelle carceri italiane ci sono 11 detenuti in tutto su quasi 60.000 per corruzione. Capite che siamo considerati il secondo paese più corrotto d'Europa. Diciamo che in Italia funziona una giustizia per i poveri e una per i ricchi. Questo. Tutto questo c'è una complicità voluta o non voluta grossa da parte dei mezzi di informazione. I mezzi di informazione in Italia, i giornali, la maggior parte dei giornali, non il Fatto Quotidiano, ma la maggior parte dei giornali, hanno degli editori che non hanno come interesse principale quello di vendere tanti giornali, raccogliere tanta pubblicità, fare un sacco di soldi in un bel sistema capitalistico. Io sono più bravo, vendo più giornali e divento ricchissimo. Quasi tutti gli editori italiani hanno degli altri interessi principali. Caltagirone, che edita Il Messaggero, Il Mattino, Il Gazzettino, ha come interesse principale quello di costruire, e per questo, per rapportarsi con le pubbliche amministrazioni che devono dare l'ok a costruire. Caltagirone tanti anni fa tentò di assumermi quando era ancora editore del Tempo. Io andai a parlare col direttore, che era stato un vice direttore del giornale quando lavoravamo io e Marco, e dopo quell'incontro lui mi portò a incontrare l'editore. Io rimasi molto sorpreso, ero molto giovane, ero disoccupato, mi aveva chiuso la voce. Lui mi fa questo incontro Caltagirone, un incontro per un'ora, e lui mi fa le note di Andreotti, eccetera, e poi capisco perché voleva me. Perché voleva me? Perché lui in quel momento era indagato presso la Procura di Milano, e lui pensava, non me l'aveva detto, ma come si diceva, basta, ci si capisce, dice: prendo questo che forse ha dei buoni rapporti con il PM, chissà mai che non mi possa servire. Io ci ho pensato tutta la notte, ero disoccupato, mi avrebbe fatto comodo. Il giorno dopo invento una palla e dico: guardi, ho avuto un'offerta da un altro giornale, sono costretto a malincuore a rinunciare. Poi per fortuna l'offerta è arrivata e non sono morto di fame.
Allora, faccio un esempio che sia più chiaro. Angelucci, che è l'editore di Libero, uno dei quali è stato condannato, credo, per tangenti, proprio è sotto inchiesta per tangenti, sì, è stato condannato per Raffaele Fitto, con Raffaele Fitto ha ragione Marco. Angelucci erano proprietari di due giornali fino a qualche anno fa, di due giornali diversi, Libero di destra e Riformista di sinistra. Perché? Perché le regioni sono di destra e di sinistra e quindi avevano bisogno di un giornale di destra e uno di sinistra per rapportarsi con le diverse amministrazioni che dovevano dare le concessioni, l'autorizzazione all'autorizzazione ad apparentarsi per le cliniche, per con le cliniche private, che è il loro core business. E lo stesso principio vale per quasi tutti gli editori, se non tutti. A un certo punto c'è stato un interesse comune da parte di tutti gli editori dei giornali e della grande stampa che di riffo o di raffa entravano nella vicenda, o di perché direttamente indagati, o perché, visto che questo era il sistema, erano indagabili perché sapevano cosa avevano fatto. Basta prendere l'elenco per vedere di che so. Per cui c'è stata una sorta di passaparola nei giornali che è passato attraverso la scelta dei direttori. I direttori sono, secondo la legge, gli unici che devono avere il rapporto col direttore per dare, con l'editore per dare, garantire l'autonomia della redazione, ci si è a poco accodati in questo senso. Ora, dato che uno dei principi cardine di ogni democrazia è stato enunciato tanti anni fa da un conservatore che si chiamava Luigi Einaudi, ed è il principio secondo cui bisogna conoscere per deliberare, per tanti anni agli italiani è stato impedito di conoscere o si è confusa molto la mente. E quindi legittimamente anche brave persone si sono convinte di cose che vere non erano.